Ciao ragazze e ragazzi, mamma mia, mi sono resa conto, ragazze, che sono 2 settimane che io non faccio un video. Mi sto organizzando perché, ragazze, purtroppo io non sto facendo i video, cioè, nel senso, ho tanti, tanti video da fare. Infatti, ne sto caricando uno dietro l'altro. Quindi, in settimana vi troverete ogni 2 giorni, ogni giorno, perché sto facendo tutti i video che non ho fatto in queste 2 settimane. Sto caricando, e purtroppo perché io sto impegnando il mio tempo per il lavoro, nel senso che sto vicino al computer 24 ore su 24 mandando curriculum, 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 senza aprirsi mai niente. Quindi io perdo molto tempo per questa cosa, che per me purtroppo è vitale proprio. E niente, quindi non riesco a caricare video. Tutte queste cose qua. Allora, una notizia, come avete visto dal titolo, una notizia bellissima, nel senso che voi sapete che io adoro questi tipi di video. Proprio perché io ho un budget, come sapete, limitato, ormai posso andare a scuola di volantini. Fortunatamente, allora io questa cosa già la sapevo da luglio, ma stavano facendo i lavori. Fortunatamente si è aperto il discount vicino a me, cioè in poche parole, da casa mia sono 6 minuti a piedi, quindi posso andare col carrellino tranquillamente. Quindi l'hanno aperto e si è aperto venerdì. E io non sono andata perché sabato poi sono andata da mia sorella a Marano. Ieri non ci stavo. Infatti, io il video questo qui lo sto caricando di domenica, subito lo carico questo. E gli altri li metto fra la settimana. Allora, e niente, non voglio fare il video molto lungo, vi faccio vedere che quindi si è aperto il Sidis, che è un discount. Infatti non so chi lo conosce. Dal volantino che mi sono studiata il volantino, essendo un discount, perché infatti io tengo qua volantini punto, mi sono scaricata, centro tavola, centro volantini, ed è un discount. È proprio un discount, e quindi c'ha dei prezzi veramente buonissimi. Vi sfoglio il volantino veloce. Infatti, già ho conosciuto la ragazza, già mi sono segnata tutte le cose che io devo comprare domani. Ora vi giro il volantino, domani vi faccio vedere quello che ho preso. In poche parole, vedete il formaggio a 79, le uova a 1 euro, tutti i salumi in offerta, buonissimi, che voglio pigliare pure questa treccia, questa mozzarella. Poi vi faccio domani, vi dico quello che ho speso. E quindi, per esempio, la pasta che io prendo, 4 pacchi a 1,50 euro, l'ha visto anche mia sorella. Ha detto: "Guarda, Anna, ti ne avevo dei prezzi buonissimi, per le bibite che di fronte da me mi fanno, non si può proprio comprare, che questa marca, ragazze, ieri tenevo questa bottiglia che l'ho presa da mia sorella, che ce l'avevano a 1 euro, dell'ace. Ci siamo bevuti tutta la bottiglia, perché poi sono venuta a mangiare le pizze a casa ieri. È sparita la bottiglia, e questo si dice ce l'ha 85 centesimi. Domani me ne prendo due, quindi c'ha degli sconti veramente. Il volantino mi piace tantissimo. Poi, che cosa ho visto? Anche che si può fare anche la carta, quindi sarò la prima e faccio subito la carta. Mi faccio la carta dove dice che puoi accumulare i punti, puoi avere dei premi e tutte queste cose qua. Niente, quindi sono contentissima perché l'MD. Ragazze, comunque io non stavo più salendo ogni settimana, perché comunque l'MD devo prendere il pullman e ci vogliono 2 euro di biglietti. All'MD io non potevo andare assolutamente una volta a settimana, a parte che ci volevano 2 ore e mezza per fare la spesa. Il carrellino, piglia il pullman, pesava il carrello. Quindi io all'MD ci andrò, ma ci vado una volta ogni mese e mi vado a fare la passeggiata con gli Aminei, perché comunque ci sono le tisane. Ci sono i sofficini che, per esempio, ci danno una busta enorme, i bastoncini. Ora, domani, quando entro al supermercato Sidis, vi faccio sapere, perché c'è la macelleria, cosa vitale per me, che di fronte non si può andare. Io andavo al Deco giù a Napoli. Quindi, se la carne è buona, domani devo prendere le salsicce, piglio gli hamburger, perché a me mi interessa molto la macelleria. Quindi, da Daniela di fronte, penso che andrò a comprare soltanto le cose vitali, tipo il pane. Tipo vado a comprare il latte e vado a comprare, che ne so, l'insalatina a pallocchio, che ci piace solo quella come insalata. Quindi andrò nelle emergenze se mi manca qualcosa di fronte, ma la spesa, diciamo,
tre volte a settimana, sicuramente io andrò alla Sidis e girerò sempre questo volantino, vi faccio vedere le offerte di questa Sidis e quindi mi faccio pure la carta, tutte queste, e sono troppo felice perché per tutte le salumerie, perché ce ne sono una, due, tre e quattro sul corso, stanno già parlando. Lo sapete perché sono andata di fronte ora a prendere il pane? Ha aperto il Sidis qua vicino, quindi sarà proprio un danno per tutte le salumerie che ora sta che ha aperto un supermercato al Corso Medio di Savoia. Ci sarà una folla esagerata ora, domani. Ho visto pure le ragazze che mettono i volantini, danno i volantini fuori dal supermercato, dentro è tutto pulito. Io però non sono andata fino in fondo, entrata solo le prime porte. E niente, quindi aspettatevi dopo di questo video qua, aspettatevi il volantino, la spesa che ho fatto. Un'altra cosa, ragazze, se volete questo video fatemelo sapere perché giustamente il mio canale è entrato pure a parlare della spesa proprio perché io ho dei problemi di budget. Però il mio canale è un po' vasto, ci sono le creazioni, ci sono i tutorial creativi, ci sono le aziende, ci sta la spesa, quindi diciamo un po' misto. Purtroppo lo so che tutte non guardano, ci sta chi guarda la creazione, ci sta chi guarda la spesa, ci sta chi guarda le aziende. Purtroppo io non posso gestire due canali, quindi a me deve essere per forza solo uno ed è normale che ci sta chi guarda una cosa e chi guarda un'altra, non fa niente, quindi sono contenta che comunque. È così perché purtroppo due canali non li potrei mai gestire. Quindi io faccio tutto insieme. Per me è molto meglio. Per me è la soluzione migliore è così. E niente, se volete vedere come ho organizzato questa cosa, io ho scaricato quest'app che si chiama Demo la mia spesa. È un'app che non usi, che non vai a usare fogli, fogliettini per fare la spesa. Se volete vedere come funziona quest'app, me lo fate sapere giù nel carrellino a chi interessa e vi faccio il video di quest'app che è gratuita, la potete scaricare con Android, tutti la potete scaricare tranquillamente. E niente ragazze, questo era il video che volevo far sapere, scusate che non ho fatto video 2 settimane, ma ora vedrete video un giorno sì, un giorno no, un giorno perché tengo tutti caricati quelli delle settimane che non ho fatto in poche parole. Vi mando un bacio, al prossimo video.